Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo la recensione di un prodotto entry-level, ovvero LG Optimus L3, primo smartphone a linea L-Style a debuttare sul mercato. Si tratta di un prodotto economico, costa 129 euro, quindi si rivolge principalmente a chi non vuole spendere una grossa cifra. Quello che faremo adesso sarà un veloce unboxing, quindi procederemo alla recensione vera e propria del device. Allora, questo è L3, disponibile in due colorazioni, bianca e nera, noi abbiamo quella bianca. Il contenuto della confezione dico subito che è piuttosto ridotto al minimo, tanto che abbiamo soltanto caricabatterie, cavo dati e manualistica. Questo per contenere al massimo i costi. Nel frattempo accendiamo il device e parliamo un pochino dell'estetica. Le dimensioni sono di 102 mm di lunghezza, 62 mm di larghezza e 12 di spessore. 109 grammi il peso, quindi un prodotto che si adatta a tutte le tasche, da taschino, da camicetta, molto trasportabile, buonissima la costruzione. Devo dire, per essere un prodotto da 129 euro, ha materiale di buona qualità. Infatti ha questa cornice molto piacevole che è metallica, quindi restituisce un senso di robustezza al device. E poi abbiamo questa bella cover posteriore di plastica leggera però zigrinata, quindi restituisce un buonissimo grip quando la teniamo in mano. Poi vediamo un pochino meglio, vediamo come sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, sulla parte inferiore microfono e porta micro USB, lato destro pulito. Parte superiore abbiamo jack 3,5 per inserire le cuffie e pulsante di accensione e spegnimento, anch'esso metallico. Sul retro fotocamera da 3 megapixel, senza flash LED, senza autofocus. Ovviamente abbiamo una fotocamera un pochino economica. Davanti abbiamo l'altoparlante anteriore, inoltre abbiamo un sensore di prossimità, quindi se qualcuno ci chiama e noi andiamo a rispondere, ad avvicinare l'orecchio il display si spegnerà. Purtroppo non è presente il LED di stato né il sensore di luminosità. Poi vediamo come sotto abbiamo tasto back, tasto menu di tipo soft touch, mentre il tasto home è fisico. Poi lo schermo 3,2 pollici, risoluzione 320x240. Questa forse è un po' la pecca vera del device, ovvero una risoluzione un pochino bassa. Infatti non so se si nota come le icone, le scritte risultano essere un pochino grandi, quindi un po' bassine come risoluzione, però devo dire che il touchscreen risponde veramente molto bene. Qualsiasi tipo di interazione tipica di Android viene recepita molto bene e risponde all'istante. Questo è dovuto non soltanto al buon touchscreen, ma anche al chipset sotto la scocca. Infatti è un nuovo tipo di chipset di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon S1 MSM7225A. Appunto Qualcomm lo cataloga come Snapdragon S1, integra un processore Cortex A5 800 MHz. Si tratta di un processore basato sull'architettura ARMv7, quindi come i vari Cortex A8, Cortex A9, Qualcomm Scorpion, Qualcomm Krait, insomma una tecnologia recente per quanto riguarda il processore, quindi più evoluto rispetto ad esempio al vecchio ARM11 che avevamo invece sui vari LG Optimus One, Galaxy Ace e tanti altri device che l'anno scorso potevamo acquistare sotto i 200 euro. ARMv7 significa anche supporto ufficiale al Flash Player, quindi il plugin di Adobe Flash 10, Flash 11 è compatibilissimo su questo device perché il processore lo supporta. Così come do un'ulteriore informazione sul processore Cortex A5 che a parità di frequenza con ARM11 è di circa il 50% più veloce. Inoltre troviamo una GPU Adreno 200 migliorata, nel senso che è un pochino più spinta per quanto riguarda le frequenze. Abbiamo 384 MB di RAM che sono a mio avviso molto buone per gestire il Gingerbread. Non ho mai rilevato problemi di impuntamento né appunto di memoria che si esaurisce, insomma, e risponde molto molto bene. Però la vera novità di questo device dal punto di vista della memoria è la memoria interna, ovvero una memoria grande 1 GB. È un po' la prima volta in questa fascia di prezzo. Abbiamo, vedete, 1 GB di memoria interna per installare applicazioni e come archivio dati. Vedete come io attualmente ho 510 MB disponibili. Questo perché in realtà ho installato totalmente nella memoria interna il gioco Virtua Tennis che occupava qualcosa come 400 MB. Però appunto, quindi abbiamo tanta memoria.
Molto molto buono. E poi ovviamente abbiamo anche la micro SD, però non è in dotazione, quindi slot presente, però non abbiamo nemmeno una micro SD. Questo ancora una volta per proprio minimizzare al massimo i costi. Poi abbiamo detto Gingerbread, quindi versione di Android 2.3.6, difficilmente sarà aggiornata ad Ice Cream Sandwich perché comunque è un device di fascia economica, però devo dire che l'esperienza Android è buona. Poi abbiamo nuovamente l'interfaccia Optimus 2.0 che è molto piacevole, anche se a mio avviso è un Optimus 2.0 un pochino light, nel senso che non abbiamo più le gesture che era presente ad esempio su Optimus Solo, Optimus 3D, Black. E poi in generale il comparto software è un pochino ridotto. Gli stessi widget sono solo quelli di Google, non ce ne sta manco uno di LG, fosse soltanto l'orologio analogico. Dal punto di vista delle applicazioni precaricate, anche abbiamo poche applicazioni, questo può essere visto anche come un pregio. Abbiamo i vari Polaris Viewer per visualizzare documenti Office, non manca la radio FM. Registratore vocale, ovviamente l'applicazione musica è quella di LG, però del resto devo dire che è un device che quasi quasi propone un'esperienza quasi pur Google. Poi vediamo proprio il drawer che in pratica suddivide appunto le applicazioni in categorie, applicazioni, download, però possiamo appunto proprio creare noi nuove categorie e quindi integrare le varie applicazioni. Inoltre l'Optimus 2.0 permette anche di velocemente disinstallare applicazioni, così come ad esempio scambiare applicazioni, quindi metterle nella categoria che vogliamo, quindi è un'interfaccia intuitiva che ci permette di fare cose in maniera molto più veloce. In generale, ripeto, è un device molto prestante, nel senso molto scattante e risponde bene in tutto. Volevo far vedere la fotocamera. Questa qui, l'applicazione fotocamera è un po' la classica di LG, vediamo ovviamente la possibilità di scegliere le scene, quindi se volete fare la foto migliore possibile potete affidarvi alle scene presettate. Fotocamera ambientata da 3 megapixel, mentre quando passiamo alla modalità video questa si inserisce, vedete, in questa maniera e ci permette di fare filmati fino a una risoluzione massima di 640x480, quindi VGA, quindi non è moltissimo, però ripeto, è un device di fascia entry level. Vediamo proprio le foto scattate, è un video, foto che vengono abbastanza discrete, non so se si può notare. Ovviamente non abbiamo l'autofocus, quindi non possiamo aspettarci chissà che cosa, però tutto sommato le foto sono piuttosto discrete, accettabili. Questo è un video. Vedete come la cosa buona è proprio la velocità del video, nel senso che è molto fluida, molto costante a livello di fotogrammi al secondo, e poi devo dire che è molto stabile, nel senso comunque non abbiamo tremolii, sembra che ci sia appunto uno stabilizzatore che garantisce, diciamo, al video una buona stabilità, nessun tremolio. Poi volevo farvi vedere anche un pochino, anzi volevo passare all'aspetto audio, ovvero quindi far sentire un pochino la musica. Scegliamo una canzone a caso, ad esempio questa. Vedete come quindi l'audio è molto buono, devo dire che gli LG da questo punto di vista sono più o meno sempre sullo stesso livello, un buonissimo livello. Dal punto di vista del comparto audio sono molto molto validi, infatti garantiscono, diciamo, un audio molto pulito, chiaro e un volume piuttosto forte, quindi non mi aspettavo, diciamo, di meno da questa L3, proprio perché avendo testato un po' tutti i device di LG ho notato che più o meno sono tutti sullo stesso livello, è un buon livello. Poi volevo far vedere nel frattempo anche la chiamata, facciamo una 414, così vediamo un po' di viva voce. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui
cui potrà sapere quanto credito le rimane e controllare i bonus delle offerte attive sul suo numero. Vedete com'è? Quindi anche l'audio in mia voce è buono, volume è abbastanza alto, però per quanto riguarda le chiamate classiche devo dire che l'altoparlante anteriore garantisce un'ottima qualità dell'audio, pulita, il nostro interlocutore ci sente alla perfezione, soprattutto è molto chiara e forte. Quindi ripeto, dal punto di vista del comparto telefonico e audio, questo device di LG è molto molto valido. Passiamo adesso a vedere come si comporta questo L3 in ambito scrittura messaggi. Vediamo come abbiamo la tastiera virtuale di PoqWerty, però possiamo utilizzare anche quella alfanumerica in caso di scrittura verticale, oppure in modalità landscape avremo la tastiera virtuale QWERTY estesa. Devo dire che si scrive abbastanza bene, molto veloce a recepire, diciamo, le nostre interazioni, quindi molto buono, non c'è nessun lag, però potrebbe dare qualche problema a chi ha mani un pochino grosse, o almeno io non ho mani grandi, però negli ultimi tempi ho testato tutti i device con schermo abbastanza grande, quindi un pochino non mi ci ritrovo, però devo dire che risponde molto bene come tastiera virtuale. Passiamo alla navigazione web. Un altro aspetto molto importante per un device Android, ovviamente la navigazione web ha due facce, molto molto fluida, vedete come lo scrolling è ottimo, il pinch to zoom è praticamente liscio, non ci sono micro scatti, nonostante i contenuti in flash 11 attivi. Purtroppo però abbiamo la risoluzione 320x240 che ci penalizza un po' a livello di rendering, infatti la resa non è eccezionale, saremo proprio costretti a zoomare col pinch to zoom oppure col doppio tap per avere una leggibilità accettabile. Comunque voglio farvi vedere un po' i contenuti in flash come vengono visualizzati, ad esempio un video. Vabbè, prendiamo HTC One X. Un attimino di pazienza che deve ovviamente caricare la pagina web. Ecco qui. Vedete come i controlli in flash vengono visualizzati senza nessun problema. Usciamo e andiamo a vedere anche un po' come si comporta sul Corriere dello Sport, che ricordo sempre io che è un bel banco di prova per i device perché è molto pesante. Anche sul Corriere dello Sport si comporta molto bene, devo dire che una volta caricato il sito web è molto fluido. Il browser, come avete notato, è anche passato da LG, infatti possiamo ad esempio switchare velocemente tra un tab e l'altro, oppure possiamo proprio andare indietro avanti all'interno di una pagina web. Vediamo un po', pare si sia un pochino bloccato, ecco qui, forse quando apriamo facciamo fare diverse cose un pochino risente, però tutto sommato è anche, si può anche capire, parliamo di un prodotto da 129 euro. Vedete come comunque il Corriere dello Sport è piuttosto fluido, anche pinch to zoom, vedete, è abbastanza fluido, non ci sono comunque micro scatti, insomma la navigazione web è tutto sommato accettabile, almeno per quanto riguarda la consultazione web. Ovviamente se volete un'esperienza web massima non comprerete mai questo LG Optimus L3. Poi volevo farvi vedere un gioco, appunto Virtua Tennis, che ho già citato in precedenza. Quindi come si comporta il processore Cortex A5 e la GPU Adreno 200 con giochi abbastanza complessi. Faccio una partitina a caso, ovviamente pochi attimi, giusto per far vedere un po' come si comporta in ambito ludico.
Vedete com'è? La qualità è piuttosto buona. Quindi diciamo un'esperienza ludica abbastanza appagante. Forse qualche volta ci possono essere alcuni rallentamenti, però niente di grave, insomma. Vedete? Comunque la grafica è tutta buona, fluida, quindi il gioco è giocabile. Vedete? Usciamo, quindi vi do un'ultima informazione che è sull'autonomia. Devo dire che mi ha stupito in quanto con un uso molto molto intenso, la batteria da 1500 mAh è in grado di arrivare alla giornata e mezza, se non a 2 giornate. Quindi una batteria molto performante, ovviamente aiutata dal fatto che il processore non è potentissimo, quindi non consuma molto, e allo stesso tempo il display non consuma molto perché è piccolino. E deve visualizzare soltanto 262.000 colori. Quindi, come cosa dire di questa LG Optimus L3? È un prodotto molto valido, che ha molti pregi, devo dire, per essere un prodotto da 129 euro. In primis la costruzione, l'autonomia che abbiamo appena citato, l'hardware è tutto sommato molto valido per il prezzo che costa, l'esperienza Android comunque è abbastanza appagante, la memoria interna è tanta, 1 GB, quindi è una cosa un po' inusuale su questa fascia. L'unica pecca vera e propria, ecco, è la risoluzione, però dobbiamo appunto tenere sempre conto che il prezzo è questo. Quindi un prodotto da LG di buon livello, se siete alla ricerca di un buon device valido e non volete spendere una grossa cifra, questo LG Optimus L3 potrebbe essere il prodotto che fa per voi. E con questo è tutto, un saluto da Matteo di Android Geek, alla prossima, ciao ciao!